Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Allora, oggi è un video che non vedevo l'ora di fare perché vi devo far scoprire una cosa stupenda, una cosa che vi farà impazzire, ovvero le nuove barrette al cioccolato e non solo. Ognuna ha un gusto diverso e sono buonissime, sono fit, ma vi giuro sembrano gli snack di tipo quelli là, il Mars, il Lion. Adesso le proviamo insieme perché io ne ho assaggiata solo una, vi dico la verità. Volevo, cioè sarebbe stato più bello dire no, assaggiamole insieme, in effetti è quello che faremo in questo video, però ho mentito, ero troppo curiosa perché io amo le barrette di Food Spring, anche quelle vecchie. Adesso che sono uscite le nuove ero troppo curiosa e vi giuro che quando l'ho aperto ho visto uno snack tipo un Mars, oh mio Dio, stavo morendo, ho detto non devo troppo fare scoprire alle ragazze. Adesso quindi le assaggiamo tutte e tre i gusti, ve le spiego, le assaggiamo. Mi sono preparata anche un meraviglioso cappuccino schiumosissimo qua per inzupparle dentro e vi giuro che adoro fare colazione così e anche la merenda. Adoro perché si sciolgono nel latte caldo, comunque sono buonissime. E voglio parlare anche un po' con voi di alcuni argomenti un po' delicati, un po' rispondere un po' a alcuni dubbi, delle domande, delle cose che mi vengono scritte spesso sotto le foto, sotto i video eccetera. Quindi approfitto di questo video mukbang assaggio fra virgolette per avere un dialogo diretto con voi riguardo il mio aspetto fisico, la trasformazione del corpo, la chirurgia, un po' tutte le cose che mi chiedete sempre e anche un po' la mia visione insomma dell'aspetto estetico, un po' tutto. Ok, allora iniziamo subito. Allora, i gusti sono, ragazze, crispy coconut extra chocolate, sono queste qua al cocco, guardate, oh mio Dio. Poi ci sono le crunchy peanut, quindi al burro d'arachidi, oh mio Dio, la meraviglia. E poi ci sono le soft caramel, quindi al caramello. Ragazze, guardate che meraviglia, posso anche impazzire. Allora, prima di iniziare vi lascio il mio codice sconto sul sito Food Spring. Con il mio codice CarlitaYT potete acquistare queste e tutte le cose presenti sul sito Food Spring usufruendo appunto di questo codice sconto che vi farà avere uno sconto su tutto il sito. Quindi mi raccomando, approfittate, i prodotti sono buonissimi, sono naturali, sono sani, sono prodotti per stare in forma, sono fit. Adesso non ci crederete, ma io vi leggo anche i valori, sono veramente buonissime e light queste barrette e sono veramente strepitose. E iniziamo. Questo è il mio cappuccino. Allora iniziamo da, oh mio Dio, sono un po' indecisa, da coconut, da adesso non ricordo neanche quale avevo provato. Allora, questa è il burro d'arachidi. Allora io proverei prima questa qua, la extra chocolate soft caramel. Sì, dai. Allora, i valori sono, ragazze, molto buoni perché hanno molte proteine e pochi grassi. Quindi sono molto buone rispetto alle barrette al cioccolato, quelle tradizionali che potete comprare al bar. No, vabbè. Oh mio Dio, ragazze, oh mio Dio. Cioè, guardate qua. No, vabbè. Le apro tutte. Quella al burro d'arachidi. Ah, che bello, ragazze, non c'è cosa più bella che fare questi video. Da, vedete, guardate, sembra proprio quelle barrette che si comprano al tabaccaio. Ecco qua. E poi prendiamo quest'altra che è la crispy coconut a cocco. Ah, che carina. Oh mio Dio, che vedete, c'ha tutti tipo i cereali sopra, troppo carina. Mettiamo qua, io inizierei. Oh, oh mio Dio, c'è tutto uno strato di tipo riso soffiato. Ci rendiamo conto. Oh, vabbè, le inzuppo nel cappuccino. Che si scioglie un po' il cioccolato. Allora, io volevo parlare con voi di questa cosa. Ho pubblicato ieri su Instagram una foto di me con un body, quindi un body, e in pratica nei commenti c'è stato un commento che ha scritto
su due commenti vorrei soffermare. A me hanno ricevuti tantissimi commenti, veramente bellissimi. Vorrei soffermare su due commenti. Uno che ha scritto: questa foto ti fa un fisico troppo grosso. E ha avuto anche una decina di pollici in su questo commento. E una ragazza è venuta e ha scritto: ma non è che mi fa pena questo commento, fanno pena i 7 frustati che le mettono like. Tra cui devo dirvi che sono andata a vedere e c'erano alcuni contatti che incitano anche all'anoressia. Mi ha un po' spaventato questa cosa, tipo ossessionata da dimagrimento, cioè si chiamavano proprio così i contatti. E io ho scritto, io l'avevo letto questo commento e vi devo dire la verità, non mi ero espressa perché non è che mi metto sempre a polemizzare, non mi va, sapete, di solito rispondo solo ai commenti belli perché a volte c'è troppo da dire, non ce la fai a dirlo in un commento, però ho letto anche io questo commento e mi ha fatto riflettere, quindi poi ho risposto a questa ragazza, secondo me meritava comunque una risposta, gli ho scritto: probabilmente sono gli stessi che fanno le propagande contro l'anoressia per accettarsi anche con qualche chiletto di troppo. Io mi chiedo cosa penserà una ragazza leggermente in sovrappeso quando guarda questa foto e legge questo commento. Se questa è grassa, allora io, ed ecco che il modello di donna ideale è sempre più ossessivamente magro e lontano dalla normalità e normalità in realtà. Infatti poi mangio la mia berretta che è buonissima. Adoro. Metto qua perché voglio assaggiare anche con sapere. Questa ragazza, io non volevo dire che tu sei, in realtà non sei così, ma semplicemente questa foto ti fa sembrare più formosa. Lei insomma ha scritto: non è che ora ci dobbiamo fare i film mentali, anche io sono in carne, mi piace mangiare, insomma così. Abbiamo scritto: comunque non è nulla contro di te, ma è semplicemente una riflessione, perché comunque sapete che io ci tengo a stare in forma, vi faccio anche tanti video su tante ricette per stare in forma, però ho voluto sempre dare il messaggio di comunque di stare anche bene con se stessi, comunque di salute e di benessere, no? Non ho mai cercato la magrezza ossessiva, anzi vi ho sempre detto che anche io ho alcune parti del mio corpo molto magre, come le gambe e le braccia, ho sempre lavorato duramente in palestra per migliorarle, anzi per ingrossarle. E anche io vi devo dire la verità, quando vedo delle foto eccessivamente magre sui social, non mi piace il messaggio che danno, e mi piacciono quelle un po' più naturali. A volte, ad esempio, non so, tipo anche Chiara Ferrani, per fare un nome, pubblica delle foto, adesso è magrissima, ha un fisico perfetto, insomma, voglio dire, però a volte magari si vede un po' di, non so, di cellulite, un po' di pancettina, perché magari sei in una posizione. Ecco, voglio dire, cioè, è bello, non è che noi influencer, noi youtuber, insomma, dobbiamo essere sempre perfette, perché, cioè, lasciateci liberi di postare una foto, anche se in questa foto magari, ecco, non sembro magrissima, ma il senso della foto non era sembrare magra, il senso della foto era trasmettere un'emozione, trasmettere una sensazione, anche dare l'immagine di un corpo sano, che è sempre quello il messaggio che ho voluto dare, no? Non mi pare mai che vi ho istigato, che ho promosso modelli eccessivamente magri, anzi lavoriamo in palestra per costruire tono e per costruire muscolo, quindi assolutamente no. Nel frattempo vado a provare questa qua al crispy coconut. Ragazze, comunque l'importante è questo, che mangiamo bene, mangiamo sano, stiamo in forma, però non bisogna comunque fissarsi sull'aspetto estetico e farlo diventare una priorità. Per dirvi, io mangio sano, vado in palestra perché comunque ci tengo a stare in forma, ma non perché l'aspetto estetico non deve essere la priorità, ci sono tante altre priorità. Ad esempio, mi piace tantissimo la sensazione dopo essermi allenata perché ho tutte le endorfine, perché mi sento in forma, perché magari vedo anche sì un miglioramento sul corpo, però comunque non è la prima cosa, è il benessere a 360 gradi che conta davvero. Allora, ragazzi, questa cocco è spaziale. Sembra il... come si chiama la cosa al cocco? Con la cioccolata. Oh mio Dio! Quello piccolino.
Voi fate questo giochino qua. Il bounty sembra. Allora, vi giuro, non ho mai mangiato delle barrette proteiche, barrette fit così buone. Cioè, sono buonissime. Cioè, quale pericolo è che le mangi tutte? Sono buonissime, però. Allora, cercate di anticipare un po' i vostri commenti. Sicuramente mi chiederete quando mangiarle. Allora, io vi consiglio di mangiarle sicuramente al mattino a colazione, nei momenti in cui andate di fretta, nei momenti in cui ad esempio non avete la possibilità di prepararvi una buona colazione e magari vi trovate al bar e siete tentati da prendere qualcosa di più grasso, di più calorico, insomma sapete che quotidianamente ogni tanto, vabbè, il cornetto ci sta, pure io capita che lo mangio, però quotidianamente cerco di comunque di stare in forma perché sono alla fine. E quindi magari se andate di fretta vi portate una barretta di queste e seguite il mio consiglio del cappuccino, così è anche più buona e così vi siete salvati la colazione, perché vi ho detto, come ingredienti ha veramente dei valori ottimi, ha un profilo ottimo, perché pensate a 30 grammi di proteine, quindi vi assicura veramente, vi sazia tantissimo, vi assicura la giusta quota di macronutrienti e avete mangiato qualcosa veramente di sano e buono. Ok, quindi al mattino, magari non tutte le mattine, magari per esempio sapete che a me piace molto variare, quindi io se dovessi darvi proprio un consiglio sincero e spassionato, è anche così io faccio, non mangio mai tutti i giorni la stessa cosa, ad esempio magari all'inizio che le ho, sicuramente domani mattina la mangerò, ecco perché mi piace proprio, però magari poi mi piace variare, quindi fare ad esempio un giorno il porridge, un giorno il pancake, un giorno la barretta. Insomma, variando, anche perché mi piace proprio variare e poi secondo me è anche meglio, così vi assicurate un equilibrio. E poi la potete mangiare anche a merenda, cioè come spuntino pre-workout, sempre considerando che deve passare sempre un'oretta e mezza prima di andare ad allenarvi, perché è importante avere la digestione non in atto quando vi allenate, perché se no vi sentite appesantite, quindi non è assolutamente nulla di pesante, però se, la merenda pre-workout c'è sempre un'ora e mezza prima di allenarvi, oppure post-workout, quindi ad esempio se voi vi allenate, non so, ad esempio alle 3, alle 4 del pomeriggio, magari alle 6 vi potete mangiare questa qua come post-workout, è ottima perché reintegrate anche la quota proteica, reintegrate tutto, quindi è ottima. Quindi vi ho detto anche questo. Adesso vado a provare questa qua, che invece mi sembra tipo, non so, il Twix, guardate perché è fatta a doppio. Questa qua è la Crunchy Peanut, quindi dovrebbe essere con le arachidi. Ci sono! Adesso sono indecisa, ragazzi, mi sa che queste vincono. Non le avevo ancora provate. È la prima volta che le assaggio. Allora, hanno uno strato di arachidi. Ovviamente non tantissime, perché ovviamente considerate che secondo me quelli di Food Spring, no, per creare queste barrette, ovviamente devono creare cose buone. A me perciò piace Food Spring, perché loro creano cose buone, però sane, un po' come quando noi siamo in casa e cuciniamo ad esempio un piatto di pasta, oppure nostra mamma fa un dolce o facciamo una pizza, creiamo cose buone però anche che ci facciano bene, quindi non potevano mettere 8 kg di arachidi se non erano più dietetiche, insomma. Quindi c'è un leggero strato di arachidi, proprio le noccioline, e anche di proprio di burro d'arachidi. Fortunatamente tante ragazze che hanno commentato positivamente, tipo come lei che mi ha scritto, se uno stimolo continuo e sei da prendere come esempio per lo stile di vita sano che applichi su te stessa e sui risultati si vedono, complimenti vivissimi, è un corpo bellissimo e armonioso. Ecco, questa è un'altra cosa che vi volevo dire, ovviamente ringrazio questa ragazza, ringrazio quando vengono fatti complimenti eccetera, però la questione, oddio, c'è tutto il burro d'arachidi che esce, la questione è questa, è che a volte veramente non capisco perché c'è il bisogno sempre di commentare
una cosa dal punto di vista estetico. È vero che magari nelle foto dici vabbè sei tu, sì, però non è che posso fotografare le sole, le nuvole su Instagram, meno male funziona così, ci si fotografa, no? Però io ad esempio quando vedo una foto, premetto che non penso di avere una sensibilità superiore o non penso di essere superiore a nessuno, però davvero quando vedo una foto su Instagram non vado mai a soffermarmi sull'aspetto estetico fine a se stesso, cioè notare proprio tutti i dettagli, tutte le cose, tutti i difetti, tutto. Ad esempio una ragazza pubblica la foto, se magari il trucco è fatto perfettissimo, se ha gli occhi, c'è qualcosa che non va, se ha se è bella, se è brutta, cioè io guardo la foto e traggo un messaggio, vado a fondo in quella foto, no? Mi emoziona, leggo la descrizione, ci sono tante cose, no? Ci esponiamo su Instagram, sui social, soprattutto io cioè, esposto tantissimo di me, del mio percorso, della mia vita, del mio lavoro, delle mie passioni, e non vedo perché c'è bisogno sempre, cioè alcune persone si fermano proprio all'apparenza, proprio a dover commentare, cioè ma chi se ne frega se magari c'è un difetto, se quello non è, sì vabbè, cioè lo so, non c'è bisogno che a volte alcune persone, sì ma devo dire la verità, questo così, cioè ma chi te l'ha chiesto, vuol dire, ma non è che, però ve lo dico in tutta tranquillità, non è che io mi offendo di questa cosa o che diceva allora tu non vuoi essere giudicato, no assolutamente non è questo, però secondo me è inutile, cioè lo vedo come, cioè se io dovessi scrivere sotto una foto, guarda ma non hai messo bene il rossetto, oppure non mi piace come ti sta, oppure c'hai i denti storti, cioè per me è un commento inutile, cioè non dà nulla alla persona, no? Quindi è veramente una cosa fine proprio all'estetica che ha un'importanza secondo me 10% rispetto a tutto il resto. Questa me la mangio tutta perché è troppo buona. Quindi niente. Ah, poi a proposito, c'è un altro commento. Bellissima foto, qualcosa che mi ricorda Flashdance. Ovviamente vi sto parlando di commenti di ragazze che si vede che comunque mi apprezzano e mi seguono, voglio dire, perché per quanto riguarda i commenti quelli fatti proprio per offenderti e per ferirti, sapete che non do proprio importanza, no? Intelligenti, comunque che mi seguono, che mi stimano, eccetera. Un bellissimo fisico che tieni con tanta cura. Anche i ritocchi che hai fatto al naso, labbra, zigomi e mento sono fatti benissimo e naturali. Di base sei sempre stata una bella ragazza, ma come tutte le donne dello spettacolo influencers, i ritocchi aiutano a migliorarsi tanto. Infatti è arrivato un messaggio. Ci tengo a precisare che la mia non è assolutamente una critica, ma un ringraziare le persone come te che fanno arrivare alle persone il messaggio giusto, che si può sempre migliorare con alimentazione corretta, le creme giuste, anche i ritocchi giusti, ma per questi ultimi con l'aiuto di veri professionisti che rendono giustizia ad un bel viso senza esagerare. Allora, fermo restando che nel complesso il commento lo condivido, perché anche io sono favorevole alla chirurgia se fatta nel modo giusto, se fatta ovviamente da mani esperte e se fatta, secondo il mio modesto parere, anche considerando la mia esperienza, all'età giusta, perché secondo me, ad esempio, prima dei 20 anni lo vedo un po' eccessivo, un po' azzardato, magari domani un mio figlio, una mia figlia, se me lo dovesse chiedere, direi aspetta, perché le vivi meglio queste situazioni di cambiamenti, di interventi che poi portano anche delle conseguenze, se le affronti con una consapevolezza, insomma, quindi però ovviamente le ha detto i ritocchi che hai fatto di naso, labbra, zigomi e mento, e io l'ho corretto, ho detto guarda non esageriamo, ho rifatto solo il naso, perché cioè sarebbe stato proprio cambiare, non so, i connotati, nulla contro chi lo fa, però io ho rifatto solo il naso e quindi ho detto per il resto basta un po' di cura e un po' di trucco. E ci tengo a sottolineare questa cosa perché anche io molto spesso noto questa cosa, che a volte quando ad esempio faccio una foto, mi trucco figa, anche se mi trucco da sola, mi trucco figa, utilizzo le tecniche del contouring, dell'illuminante, mi faccio una foto mettendomi nella mia posizione migliore, eccetera. Magari sto talmente bene che alcune persone, sei cambiato troppo, sei tutta rifatta, queste cose qua, no?
Ma queste sono delle cose che si ottengono con dei piccoli trucchetti, ad esempio il trucco, anche la cura di te stesso, perché magari comunque io sapete che curo tantissimo la mia pelle con i prodotti bio, eccetera, e quindi comunque una bella pelle anche senza trucco. Però, ad esempio, quando mi sveglio la mattina, non sono bella come magari nelle foto di Instagram, o non sono bella magari come adesso che comunque mi sono fatta il codino, mi sono sistemata i capelli, mi sono messa il trucco, mi sono messa le creme, il trucco, tutto. Quindi ecco, questo c'è da dire, non diventiamo schiavi di questa cosa di essere sempre perfetti, sempre in ordine. Io mi piaccio anche quando mi sveglio la mattina, ad esempio, per dirvi, per me la cosa più importante è avere una bella pelle, ad esempio, perché io curo tantissimo la mia pelle, perché mi piace anche stare, magari io se devo andare al supermercato ci vado anche senza trucco, mi piace che ho una bella pelle e sta bene, quindi non mi interessa truccarmi. Però io quando ho rifatto il naso ho ricevuto un po' di questi commenti, sei tutta rifatta, hai rifatto anche il mento. Io ho spiegato più volte che anche il mento mi è cambiato tanto quando ho rifatto il naso, perché sembrava molto lungo, e questa è una cosa che mi disse anche il chirurgo, per le proporzioni appunto che dava il naso. Lui mi disse, anche perché il mio chirurgo, lui opera anche i menti, ma lui mi disse: tu non hai assolutamente bisogno, tu hai un mento normale, lo vedrai che quando opererai il naso, perché ovviamente un professionista non mette le mani dove non serve, importante, mi disse: vedrai che il tuo naso sarà normale. E infatti così è stato, il mio naso sembra, cioè il mio viso sembra più tondo, il mio naso più di zigomi, ad esempio, ce l'ho sempre avuto così. Magari adesso ho imparato rispetto a tanti anni fa le tecniche per metterli in evidenza col contouring, con l'illuminante, insomma tutte queste cose qua. Quindi è bello anche migliorarsi, no? Vedere il cambiamento, il prima e dopo, da quando ti svegli la mattina a quando poi ti trucchi, ti prendi cura di te, ti sai comunque, ti sai valorizzare. Io quello penso che in tanti anni, adesso comunque non sono più una ragazzina, scusate, rispetto a quando ho iniziato su YouTube, adesso ho imparato a valorizzarmi, quindi a truccarmi bene, magari prima non sapevo neanche truccarmi, a valorizzarmi, a mettere in risalto le mie caratteristiche, a mascherare i difetti. Quindi questo è quanto, adesso mi mangio quest'ultimo pezzetto, sto uscendo tutto il burro d'arachidi di fuori. Ragazzi, mi sono consolata con queste baguette, vi giuro. Ve le consiglio con tutto il cuore. Io vi consiglio di prendere tutte e tre, perché io non saprei scegliere, e così magari alternate i vari gusti. Tanto sicuramente le finirete, non vi preoccupate, potete anche metterci più tempo per finire, perché tanto hanno una scadenza lunga. Approfittate del mio codice CarlitaYT e prendete sul sito Food Spring tutto quello che vi piace, perché credetemi, ho provato quasi tutto ed è tutto ottimo. Ma con questa novità si sono superati, quindi complimenti Food Spring, super top, vi giuro, non esistono delle barrette fit proteiche più buone di queste, ve lo giuro, sono sincera al 100%, le amo. Un po' dilungata perché sapete, mi piace approfittare di questi video mukbang, perché a voi piace, vi do dei consigli, a voi piace comunque vedermi mangiare, vedere dei video in cui vi consiglio delle cose e anche comunicare con voi un messaggio. Quindi spero di avervi comunicato il messaggio di fitness, di bellezza, di cura di se stessi, ma anche di volersi bene a 360 gradi, ossia volersi bene anche con qualche difetto, volerci bene, valorizzarci, volerci bene anche l'un l'altra, no? Senza questa mania di voler per forza trovare i difetti, cioè a volte, no? Delle foto, pubblichi le foto, ti sta malissimo, bruttissimo, ma sono cose che direste mai, sempre quella, sono cose che direste mai dal vivo, cioè qua siamo ragazze che possono, non parlo di me, io a volte vedo certe ragazze che possono anche rimanere male, cioè una ragazza prendete, non so, va dal parrucchiere, cambia look, oppure si mette una maglia, oppure si trucca, tu la incontri per strada, guarda, fai schifo, sei bruttissima, cioè, ma poi andate oltre i significati, andate oltre quando vedete le foto, perché se proprio voi, dico, queste persone giudicate così, siete voi che sticate le ragazze poi a ricercare l'ossessione della perfezione, l'ossessione del dimagrimento, perché ovviamente devi essere per forza magra, se no non puoi postare foto su Instagram. Io vi dico ragazze, fregatevene, anche se avete qualche chiletto in più,
fatevi tutte le foto che volete, perché sicuramente siete fighe, anzi le ragazze formose sono bellissime. L'importante è avere tono, e per quello c'è la palestra e l'alimentazione sana. Ma non vi ossessionate a voler cercare una magrezza che non vi appartiene. Accettatevi così come siete, miglioratevi, ma senza cadere nell'ossessione, che purtroppo queste persone con questi commenti indelicati, mi dispiace dirlo, però bisogna riflettere prima di lasciare dei commenti, avere un po' di delicatezza, tutto qua, ecco, non c'è tanto. Io vi mando un bacio grandissimo, scusate se mi sono dilungata, scusatemi tanto, lasciatevi tanti like a questo video se vi piacciono questi video di contenuto in cui insomma parlo anche con voi di questi temi da voi richiesti, perché sono commenti che mi lasciate voi e domande che mi fate voi, e ci vediamo al prossimo video, ciao!